Sì. Giulia, se non erro. Giulia. Ma sono felicissima. Giulia. Sono sempre stata un po' sensitiva, diciamo. Sento le cose. Ad esempio, sogno qualcuno, il giorno dopo lo vedo. Io l'accompagno al bar, yeah. È la prima del tavolo. No. Okay. Si prende un bel aperitivo. Ok. Poi ho sempre questo 13 che mi segue da tutte le parti e mi lega a mia mamma anche. Bentornata! Sì. Giulia, vero? Sì. È un piacere rivederti. Lei legge anche le carte. E infatti aveva visto un viaggio. E poi dopo pochi giorni ho saputo che andrò in crociera. Era domenica 13 quando ho ricevuto la chiamata. Immagino che se la sto rivedendo qui a questo bancone, l'appuntamento scorso non è andato proprio come immaginava? No, ma proprio no. Sono fiduciosa. Il numero 13 mi dice: succede qualcosa, Giulia, preparati. Infatti io dico subito: sono pronta a tutto. Ma lei crede nel destino? Credo nei segni, credo non alle coincidenze. Questa volta c'è stato qualche segno? Io l'avevo sognato. Cosa ha sognato? Il mare mosso. Che segno può essere? Non lo so. Potrebbe essere un amore travolgente, però, no? Speriamo. Mi è successo di fare l'altra volta un sogno, una visione. Mi immaginavo un ragazzo moro. Allora in bocca al lupo. Vivi il lupo. E bevo. Arriverà ora il moro, da questo punto. Ad un primo appuntamento io vado sicura al 100%, non mi preparo nulla. Vado lì all'avventura. Cerco di essere curato al meglio, nei minimi dettagli. Buonasera! Benvenuto! Buonasera! Ha una carica, ha una potenza. Io sono frizzante, sono così, sono... Come mi vedi? Allora io non mi dilungo, guardi, l'accompagno al bar che c'è qualcuno che l'aspetta. Va benissimo, grazie.